aspirapolvere della Roventa X-Force Flex 13.60. Lo apriamo insieme, vi faccio vedere quello che ci viene dato in dotazione e le funzioni. È un aspirapolvere senza fili. La Roventa fa buoni aspirapolviri a prezzo, rapporto qualità-prezzo buono. Allora, quindi all'interno troviamo, vieni qua Bianca. Allora, una spazzolina. Questo è il braccio dell'aspirapolvere. Oh, è comodo perché ha anche lo snodo, vedete? Quindi può tranquillamente andare bene sotto ai divani, sotto ai mobili. Questa è la parte con l'aspirazione al pavimento, alle spazzolette e gira, vedete? Spazzolette gira. Eccolo qui, e frontalmente alle luci LED. Poi quando andiamo a accendere ve lo faccio vedere. Allora, questo qui dovrebbe andare, vediamo un po'. Che è quest'altra parte? No, mi sa che va da quest'altra parte, va così. Eccolo qua, quindi questo l'abbiamo montato. Qui c'è un altro pezzo, che poi i pezzi, la cosa simpatica, e poi ve lo faccio vedere, un'altra spazzoletta. Qui abbiamo le istruzioni, vari fogli illustrativi. Poi, ecco qui. Allora, il corpo è questo qui. Vedete? Questo qui, molto bello. Esteticamente è molto bella. Eccola qui. E abbiamo il caricabatterie con lo spinottino. Altri accessori. Questo è per appoggiarlo, per tenerlo. Una spazzoletta. La batteria, che non è neanche esageratamente pesante. Poi eventualmente andiamo a vedere un po' di informazioni tecniche. Con l'inserimento a cartuccia. Guardate quanto è semplice. Eccolo qui. Vediamo se si accende. Il rumore non è neanche esagerato, eh. Poi più avanti, dopo la monta, vi faccio vedere bene in dettaglio un po' tutto, perché ha pure il sistema in automatico questo qui, eh. Poi abbiamo la basetta per attaccarla al muro, se vogliamo attaccare al muro, vedete? Si mette in questo modo, oppure pennacchietto lungo classico e un filtro interno. Questo filtro è lavabile e poi dopo un tot di tempo va sostituito perché non funziona più, va messo qui all'interno. Quindi questo è tutto quello che c'è in dotazione. Adesso lo vado ad assemblare un pochettino e poi vi faccio vedere qualche caratteristica. Allora, andando a aprire la cartuccia, dove praticamente si svuota per pulirla, ho visto che abbiamo già uno, quindi praticamente i filtri, cosa comoda, ne abbiamo due, quindi una volta che è terminato questo possiamo utilizzare quest'altro. La comodità che hanno praticamente è che andiamo ad inserire queste spazzole qui, vedete? Avvicinati Bianca un po', vedete? Quindi quando noi andiamo ad utilizzare questo lo inseriamo così, e poi se vogliamo utilizzare, non utilizzare la scopa sotto e utilizzare solo questo, basta staccarlo e abbiamo già le spazzolette attaccate, vedete? Quindi è comodo, ci dà la possibilità di non avere tantissimi accessori che ingombrano. Stessa cosa qui, vedete? L'ho inserita qui, eccola qui, vedete? Però poi quando la vado ad inserire sulla spazzola, e voilà, vedete? Rimane qui. Quindi abbiamo sempre con noi il riduttore a spazzola. Faccio vedere l'aspirazione che ha. Guardate, butto un po' di riso e poi ci butto anche un po' di farina.
Ecco qua. Adesso vi faccio vedere la potenza, eh. Allora, metto la potenza quella massima. Il quale era vicino bene. Allora, praticamente calcolando che è un aspiratore, un aspirapolvere senza filo, avete visto? Aspira veramente, veramente bene. Poi vi farò vedere poi andiamo a vedere un pochettino le funzioni, però è semplice da utilizzare, ha un'aspirazione fortissima, avete visto? Un solo passaggio ha aspirato sia la farina che il riso. Nella parte alta, sganciando così, quindi andando semplicemente a girare, si apre il coperchio e all'interno troviamo un altro filtro, che è questo qui, che è quello che praticamente va a filtrare l'aria che riesce dall'aspirapolvere. Quindi l'aria che esce da qui è filtrata dalle particelle di polvere. Per rimontarlo è semplicissimo, tac, è rimontato. Quando sta in carica nei LED non vediamo assolutamente nulla, abbiamo solamente una luce blu che lampeggia sulla batteria, però il LED non ci dice assolutamente nulla. Allora, vi faccio vedere qualche caratteristica principale. Allora, le spazzolette, come vi dicevo, qui c'è lo snodo, quindi questa parte qui, premendo qui, la possiamo vedere utilizzare in questo modo, quindi è comoda. E per quanto riguarda, appunto, come vi dicevo, qui staccando abbiamo le spazzolette già incorporate sia qui che sulla prolunga, poi è facilissimo di riattaccarlo, e il cambio l'apertura per pulirlo del contenitore della spazzatura della polvere è facilissimo, con questa levetta si stacca per pulire il filtro. Per svuotarlo si può svuotare anche direttamente da qui aprendo, non lo apro perché è sporco, c'ha uno sportelletto che si apre qui. Per quanto riguarda la batteria, come vi dicevo, è estraibile in questo modo in maniera molto semplice, vedete, così. E la durata della batteria a 60 minuti. Guarda invece il peso, parliamo di 1,6 kg di peso, e le funzioni sono diverse, ve le faccio vedere. Venite qua, Bianca, vieni qua, vi facciamo vedere. Allora, una volta che è accesa abbiamo la possibilità di utilizzarlo automatico. Allora, qui abbiamo intanto i LED della batteria che ci dicono quando è carica e quando è scarica. Poi abbiamo il sistema automatico, che il sistema automatico cosa fa? Nel momento in cui andiamo a passare l'aspirapolvere su un tappeto, sul marmo o sul parquet, cambia la potenza che utilizza per pulire, quindi quando andremo a fare il tappeto o una moquette andrà a lavorare alla massima potenza. Qui abbiamo il pulsante, questo qui, che è per l'accensione, vedete? Così. E poi abbiamo il grilletto qui, che premendolo va alla massima velocità. Allora, come vi dicevo, abbiamo l'automatico, poi abbiamo la possibilità di metterlo, vedete? Questo è il massimo, poi abbiamo la eco, che è la parte più leggera, massimo e quello super forte. Queste sono le varie funzioni che ha. Per quanto riguarda poi l'automatico, una volta che abbiamo messo in o eco o massimo, lo vogliamo riportare in automatico, basta che premiamo qui e lui va in automatico. Quindi, che dirvi, il prodotto è molto buono, di ottima qualità, anche perché Rowenta fa prodotti di buona qualità. Il prezzo non è economicissimo, ma è un prezzo abbordabile per un tipo di aspirapolvere come questa. E aspira molto bene, poi l'ho fatto vedere, poi ha un'aspirazione bella potente. E la durata della batteria è ottima. Quindi io ve la consiglio, vi lascio il link in descrizione se la volete acquistare. Se voi già la state utilizzando, lasciatemi un commento sotto per farmi sapere come vi trovate.